chiamo Luca Landò e ho il compito, il piacere di presentare questo incontro con Pietro Greco, che è l'autore di un libro di cui adesso diciamo parlare, e con Fabrizio Rufo, che è docente di bioetica alla Messa della Sapienza di Roma, e Carmela Morabito, docente di psicologia all'Università di Roma. Però vorrei dire qualcosa di questo. Quando una sorta di confessione, quando Pietro mi ha chiesto di presentarlo, ovviamente ho detto che sì, Pietro è un amico ed è un bravissimo collega, un bravissimo giornalista scientifico, quindi ovviamente. Poi mi è arrivato il libro a casa e confesso che mi è venuto un colpo, perché non tanto per le dimensioni, o perlomeno non solo per le dimensioni, un libro di 460 pagine, ma per le dimensioni abbinate al titolo. Il titolo recita La scienza e l'Europa, ma il sottotitolo dice Dalle origini al XIII secolo. Allora, io ho lavorato per anni in editoria e dico, ma l'editore, l'asino d'oro, evidentemente è un cazzo, perché come si fa a portare in libreria un libro con un titolo del genere? Quanti sono i lettori interessati a un simile argomento? Infatti Pietro Greco, che ha un senso dell'ironia e anche notevole modestia, nelle prime pagine lui si rivolge ai suoi possibili 25 lettori. In realtà la confessione successiva è che poi per dovere ho letto il libro e devo dire che me lo sono bevuto in 3 giorni, ma ve lo garantisco, è un libro molto leggibile e soprattutto vi spiego il motivo perché uno si legge facilmente questo libro e non si ferma e non si spaventa né per quanto riguarda l'amore né per quanto riguarda il sottotitolo. Perché è un libro di storia, è un libro di storia dell'Europa ed è un libro di storia della scienza e dunque è un libro politico, ma politico nel senso genuino del termine. Perché parla della nascita dell'Europa e ha una tesi molto forte, molto importante, che collega la nascita dell'Europa alla scoperta, all'inizio del rapporto dell'Europa con la ricerca scientifica. Già da queste cose potete capire ovviamente dove andiamo a sbattere. Andiamo a sbattere, parlando di come è nata l'Europa, l'Europa di allora, andiamo a sbattere all'Europa di oggi. Per cui è un libro che è vero che parla delle origini dell'Europa, ma parla molto dell'Europa di adesso. Questo non vi spaventate, ma è il primo, da quello che ho capito, è il primo di una trilogia, e qua c'è un errore, giusto per darvi l'idea. Però di questo punto parleremo, perché si anticipano in questo libro quelli che saranno i temi, Pietro non lo dice, ma lo si capisce nelle varie pagine, quelli che saranno i temi dei volumi successivi di questa breve enciclopedia di storia della scienza. Dunque, il libro, è chiaro che il libro di Greco parte da una considerazione di attualità e proprio nelle prime pagine lui cita una frase di Delors, dove uomo dalla vista lunga evidentemente, in cui dice che l'Europa si salverà solo se diventerà leader assoluto della società e dell'economia della conoscenza. È chiaro, lo sappiamo, che l'Europa non ha mantenuto questa, non ha ascoltato i consigli di Delors, ci ha provato con cosa convinzione, pensiamo a Lisbona 2000, ma non c'è riuscita, come dimostrano i fatti, la crisi che stiamo vivendo, ma anche il progressivo calo di investimenti in ricerca e sviluppo. Si pensava, bisognava arrivare a una media, così diceva il trattato di Lisbona, a una media del 3% del PIL da investire in ricerca e sviluppo, e siamo molto sotto, per non parlare dell'Italia, come diceva Jerome Capca Jerome a proposito di uomini in barca, per non parlare del Canada. Ecco, dimentichiamo l'Italia da questo punto di vista, perché l'Italia è molto al di sotto della media europea. Ora, è troppo tardi per cercare di recuperare, qui ovviamente stiamo già parlando del volume finale, ma come vi dicevo già in queste pagine si anticipano un po' quelle che sono le risposte. Cioè, ci siamo giocati il futuro perché abbiamo smesso di investire, abbiamo tradito quello che era lo spirito che ha portato alla fondazione dell'Europa più di un millennio di anni fa. No, gli errori li possiamo ancora correggere, però dobbiamo avere ben chiari questi punti, che secondo Greco sono fondamentalmente 3, e questi sono quelli, credo, i 3 temi dei 3 libri. Il primo, che è quello di questo di cui parliamo stasera, l'Europa, primo punto, l'Europa è nata meno di un millennio di anni fa, quando nel XII secolo, ultimo tra i continenti connessi, ha iniziato timidamente a produrre nuova conoscenza scientifica. E qui lui ci spiega che a produrre questa conoscenza scientifica sono fondamentalmente diciamo l'azione di 3 figure che lui individua, 3 uomini, non in barca ma saldamente in Europa,
che sono Fibonacci, che sono Federico II e, sorpresa, poi la chiederemo più nel dettaglio, e il terzo è Dante Alighieri. Queste tre figure lui le individua come quelle che hanno permesso di avviare l'avventura, l'amore dell'Europa per la scienza. Il secondo punto è che l'Europa ha avuto un rapido sviluppo nel 600 e nei due secoli successivi, un rapido sviluppo in cui si è appropriata talmente tanto della scienza che ne ha approfittato anche mano militare, ed è il, diciamo così, l'esplodere del potere dell'Europa a livello mondiale, grazie proprio alle sue scoperte scientifiche. Terzo punto, l'Europa, e siamo nel Novecento, inizia il suo declino quando il suo rapporto con la scienza si fa più flebile, si fa più incerto, indeciso, e qui cita giustamente l'esempio di Einstein, che è costretto a lasciare Berlino e va negli Stati Uniti, e cita giustamente greco la frase, allora si dice ancora adesso, è come se il Papa avesse traslocato negli Stati Uniti. Ecco, l'Europa dei cervelli in fuga, l'Europa che non fa tesoro, non li trattiene, e qui il discorso ovviamente non riguarda soltanto l'Europa, riguarda profondamente l'Italia. Allora, io a questo punto mi fermo perché abbiamo chi commenterà molto meglio queste pagine. Vorrei chiedere a Fabrizio Ruffo di dare la sua interpretazione di questo periodo. Innanzitutto grazie per l'invito a presentare questo libro. Beh, direi che dopo in realtà la presentazione di Luca è fatta, nel senso che hai colto, ma va benissimo. Allora, io penso che il libro di Pietro, ma c'è poco da fare, l'amicizia conta, no? Quindi è un libro che va, e tutta la trilogia andrà letta. Vi tocca, insomma, no, non siete, diciamo così, nessuno può esimersi. No, in realtà a me sembra a partire da questo primo volume, una sfida molto interessante e importante quella che ha fatto Pietro. La dico, vado per punti, sono stato intelligente, ho scritto i punti con penna verde, quindi sono stato rigoroso. Allora, in primo luogo il titolo, che mi sembra invece il primo punto su cui riflettere. La scelta, non so, non credo sia casuale, perché è la scienza e l'Europa, e questo e quella congiunzione, come dicono i linguisti, copulativa positiva, lei mi sono documentato, e quindi è positiva, sta in realtà ad indicare che questo nesso che esiste fra lo sviluppo della scienza e l'ipotesi della costruzione della nazione europea e dell'idea d'Europa, quindi un nesso inscindibile che parte già dal titolo. Questo mi sembra essere un elemento su cui riflettere dal primo momento. Poi, perché è una cosa importante? In primo luogo perché è da un po' di tempo che mancava una storia della scienza di carattere generale. Cioè, abbiamo nei decenni passati abbiamo avuto alcune, diciamo, tentativi o anche dei riusciti in questa prospettiva. Poi, seguendo un po' una deriva, abbiamo avuto molte storie specialistiche, sempre più specialistiche, e questo è stato anche un disastro verso gli studenti. Io ho a che fare un po' con i biologi. Molti di questi biologi pensano alla biologia che è iniziata nel 1953 con la scoperta di fossili. Siamo un po', questo un po' diverso. Quindi una storia di lungo periodo ha sempre di senso. L'altra cosa importante, a mio avviso, è una storia della scienza che non trascura gli aspetti, come si sarebbe detto una volta, sociopolitici, che sono importanti. Beh, la scienza è anche il frutto, si sarebbe detto un tempo, di un determinato contesto sociopolitico. Io un po' questi anni, quelli che tentano di, anche molti colleghi che scrivono in quel senso, pensando di escludere la scienza dai suoi rapporti
con questo contesto, diciamo, trovo fuorviante questa interpretazione, invece Piero ha una scelta di campo ben precisa, cioè per pensare la scienza e l'Europa non la si può pensare se non riferendosi al mutamento del quadro sociopolitico che interessa il continente europeo, appunto, dalle origini, in questo caso, dalle origini del XIII secolo. Terzo, e un altro punto secondo me interessante, che è una storia della scienza che non è scritta da uno scienziato. E questo è un elemento fondamentale, cioè io, poi ci sono sempre le eccezioni, ma mediamente le storie della scienza scritte dagli scienziati sono un disastro. Sono un disastro. Perché sono una sequela di aneddotiche. In cronologia, uno dei maestri della disciplina, Paolo Rossi, ha scritto pagine, diciamo così, di fuoco contro gli scienziati che scrivono di scienza. Poi ci sono chiaramente le eccezioni, figurarsi, ma mediamente sono dei libri illeggibili. Quindi il fatto che un non scienziato abbia pensato una storia della scienza di così lungo periodo è una cosa importante. Se poi devo invece entrare un po', cosa dicevo Luca contro il punto, a me sembra che ci siano tre perni intorno a cui ruota diciamo l'intero ragionamento. Questo tema che Pietro mette dall'inizio, cioè quando ricostruisce la crisi della nazione europea seguita alla caduta dell'impero romano in quel lungo periodo di, diciamo, di buio, come va solitamente lo si riconosce, in realtà è il tema, Pietro dice, che esiste una connessione inscindibile fra scienza e quella scienza e conoscenza per come si era sviluppato in quel periodo e uno sviluppo armonico della società che ne consegue. Nel momento in cui crolla uno si porta dietro l'altro fattore, e quindi due elementi sono inscindibili. L'altro è quel capitolo su Federico II, che a mio avviso è un po', diciamo, l'architrave, perché Federico II è, insomma, è una figura che dovremmo un po' tutti riscoprire. Io ho avuto la fortuna di scoprirlo molti anni fa, facendo l'allievo, poi ho avuto la fortuna di averlo amico di Umberto Cerroni, che lo nei suoi studi poneva Federico II come lo snodo vero della non nascita, cioè o meglio della non nascita della nazione italiana, ma nello stesso tempo come il costruttore di quella che sarebbe diventata le nazioni europee, diciamo della idea di nazione europea. Ma quindi è un capitolo importante, perché io credo che Pietro voglia dire una cosa, insomma, e lo dice raccontandoci la vicenda di Federico II. Una società laica, e oggi noi aggiungeremo democratica, Federico II era pure uno che quando non è che ci andava nel sottile, bisognava eliminare, però ci sta, insomma, io dico sempre che ci sta, che una società laica, oggi aggiungeremo democratica, non può che essere fondata sulla centralità della conoscenza e della scienza in particolare. Federico II, in tempi non sospetti, aveva già, diciamo, compreso l'importanza di questo nesso, e non è casuale, Pietro lo ricostruisce in modo, diciamo così, assolutamente chiaro, che il vero punto di scontro, l'elemento con cui va al conflitto con la Chiesa, è essenzialmente questo. E quindi che per certi versi, diciamo, come diceva il vecchio Gramsci, la storia non è confronto ma uno strumento per capire l'oggi,
molte cose di oggi potrebbero essere, diciamo così, meglio, se non lette, ma insomma potremmo utilizzare quelle lenti di quella vicenda, di quel periodo molto particolare, la cui chiusura in quel modo impedirà alla nazione italiana, che era, aveva messo in piedi i primi elementi di Stato moderno, di rimanere unita per almeno 800 anni, 1000 anni quasi, e quindi insomma è una bella storia da raccontare. Poi c'è quel capitolo, anche qui sempre Luca ha colto il punto, che è il capitolo riguarda Dante. Ma quello mi interessa in modo particolare perché è una delle cose diciamo, di cui mi occupo di più nelle mie ricerche, che è questo tema che io racchiudo dentro una definizione, che è quello della cittadinanza scientifica. Cioè, e insomma, quando ho letto e poi con Pietro ci siamo sentiti, ho detto, dico, guarda che ho utilizzato, io ho insomma la fortuna un po' di leggerlo per tempo, c'era ancora il corso, le lezioni, dico, io ho utilizzato quel capitolo del sul convivio per fare una discussione con i ragazzi, perché è veramente il tema da allora, un gigante assoluto come Dante, da subito si rende conto che la scienza, della inscindibilità del nesso tra scienza e democrazia, che scienza e equità sociale vanno di pari passo, cioè questo stupendo passo che mi sono segnato qui quando cito la citazione di Pietro, no? Dice Dante, i fuori dall'uomo possono essere similmente due ragioni intese, l'una delle quali è induttrice di necessità, l'altra di pigrizia. La prima è la cura familiare e civile, la quale convenevolmente assediene degli uomini, lo maggior numero, sicché in ozio di speculazione essere non possono. L'altra è lo rifetto del luogo dove la persona è nata e nutrita, che talora sarà da ogni studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontana. Dice Pietro, Dante considera l'insieme di questi impedimenti e ciascuno di essi un problema sociale e antropologico da risolvere. Poi, citando ancora Dante dice, o beati quelli pochi che seggiano a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo. Poi Pietro spiega, cioè, l'aver accesso alla conoscenza è l'elemento discriminante della costruzione di una società, diciamo, retta su costumi civili, oggi aggiungeremmo noi, di una società laica e democratica. E perché io lo metto sotto l'insegna, sotto il cappello cittadinanza scientifica? Perché utilizzando Dante, che è veramente stata una scoperta anche per me, Pietro mette in evidenza come quella necessità che il tema dell'accesso all'alta formazione, alla conoscenza esperta, a un dialogo costante tra esperti e non esperti, era allora ed è ancora oggi un perno, diciamo così, irrinunciabile. È uno dei temi con cui ci stiamo confrontando oggi, è una delle questioni che sta al centro del dibattito europeo. Messo nel cassetto, la vecchia Commissione europea, diciamo così, quella più di sinistra centro dei tempi di Delors, commissionò un rapporto sul tema scienza e società nella logica di Dante. Quel rapporto, la Società Europea della Conoscenza presa sul serio, è stato rigorosamente poi messo in un cassetto, e quindi la speranza è che quel rapporto, che molto sta in questa logica, venga tirato fuori da questi cassetti e diventi
il riferimento, uno dei riferimenti per costruire il rapporto tra la scienza e l'Europa nei prossimi anni. Ecco, per questa serie di motivi mi sembra che, insomma, leggeteli, per me. No, anzi, Luca, scusa, io... Grazie a Fabrizio Ruffo. Allora, stiamo parlando di 120 anni che sconvolsero, non i 10 giorni che sconvolsero il mondo, ma 120 anni che crearono l'Europa di fatto. Fibonacci, Federico II, Dante Alighieri. In questo periodo si creano queste, le condizioni per questo rapporto intenso. Lo chiedo a Carmina Morabita, così. Grazie. Dunque, avevo preparato una presentazione del volume di Pietro e adesso ho pensato che la soffrire tanto. E volevo invece procedere a un'esposizione per punti agganciandomi a quello che ha detto Fabrizio. Poi vedo se riesco, se ho il tempo e il modo di recuperare qualcosa di più di ciò che avevo scritto in precedenza. Una cosa di carattere generale sul fatto che il libro è veramente molto bello, è piacevole da leggere, e sembra un racconto, e non lo è, perché è costantemente documentato e c'è questa dialettica fra la facilità della documentazione, la passione e l'entusiasmo che suscita a seguire le vicende e le note che puntualmente Pietro inserisce, nelle quali indica le fonti. Quindi un rigore anche nel suo modo di procedere che si aggiunge alla facilità dello scrittore giornalista scientifico, e devo dire che il mix è veramente piacevole, veramente molto piacevole. Fra l'altro, solo questo, sullo stile voglio solo dire solo questo, è uno stile argomentativo che rispecchia completamente, secondo me, la natura umana di Pietro. No, veramente, nella cautela, nella precisione e nel garbo. Io ci ho trovato queste cose, non dico più niente perché sennò è troppo personale. Allora, prima di entrare nel merito, io volevo riprendere alcuni punti trattati da Fabrizio. La prima osservazione molto carina a proposito del titolo. E Fabrizio fa notare che non è la scienza in Europa, è la scienza in Europa. Molto appropriata la definizione. In che senso allora Pietro sta parlando di Europa? E ne parla in termini di Europa come civiltà, come uno spazio ideale caratterizzato da una certa unità culturale. Non ci tiene a sottolineare la propaggine più occidentale dell'Eurasia, ma l'Europa come spazio culturale fondamentalmente delimitato sulla base di un rapporto simbiotico sviluppato proprio con la scienza, fin dalla nascita. E questa è una cosa, c'è una citazione, la scienza non ha solo un valore culturale in sé, non produce solo nuova conoscenza, è la base dello sviluppo sistematico di nuova tecnologia, è un motore dell'innovazione e quindi ha un'influenza decisiva sulle condizioni materiali dei popoli. La scienza è insieme indicatore e sorgente di sviluppo culturale, sociale ed economico. E prima di tornare ai punti di Fabrizio, anche questo volevo sottolineare, il nesso fra scienza e tecnologia. È un'analisi molto carina, molto chiara, che Pietro ci propone, e quanto mai attuale alla luce della tecnologia, degli sviluppi contemporanei della tecnologia. Io per esempio mi occupo di psicologia e di neuroscienze, credo che venga in mente a tutti immediatamente la polemica sui grandi progetti del cervello, sull'intelligenza artificiale e così via. E il nesso fra scienza e tecnologia, lui dice la tecnologia è figlia di sua figlia e la scienza è madre di sua madre. È un modo molto efficace di rendere la connessione che esiste fra una scienza che nasce originariamente dalla tecnologia e che comincia a diventare invece generatrice di tecnologia, quella tecnologia scientificamente fondata che noi oggi conosciamo. Però queste sono cose all'atere. Dunque, Fabrizio ha anche apprezzato molto gli scienziati che scrivono, cioè dice Pietro non è uno storico,
non è uno scienziato, scusate. E la storia fatta, la storia della scienza fatta dagli scienziati è metodologicamente disastrosa. Io mi ricordo che Sumensi, il mio maestro, diceva: guarda Carmela, gli scienziati quando diventano vecchi allora cominciano a fare la storia della loro disciplina, non sentendosi più in grado di far progredire la scienza, pensano di poter produrne la storia, e questo è disastroso sul piano metodologico, perché appunto viene la successione di quelli che sono stati chiamati i medaglioni, e quindi questa è una cosa molto interessante, e mi è venuto in mente perché Fabrizio ha notato che si sente, e questo è un libro invece che ha un'impostazione metodologicamente fondata. E il lungo periodo delle demarcazioni, l'importanza del lungo periodo, capirai qui con me si sfonda la porta aperta. Io insegno anche storia della psicologia. Della psicologia si dice che è nata nel 1879 con Wundt, come se prima del 1879 in realtà se ne fossero fregati tutti, cioè nessuno si fosse posto il problema di capire come funzioniamo dal punto di vista del nostro sistema mentale e dei meccanismi del comportamento. Quindi il lungo periodo, figuriamoci, sono perfettamente d'accordo. Ancora, Fabrizio mette l'accento sul capitolo dedicato a Federico II e alla connessione fra il suo operato fondamentalmente nel Regno di Napoli e la nascita di una società laica. Allora, è stato molto interessante, io ho ripercorso con piacere quello che Pietro ci ricorda sulle università, che nascono con una ipoteca ecclesiastica, diciamo, dalle scuole cattedrali, finanziate dalla Chiesa, controllate dalla Chiesa, e che invece vedono, tipo nel 1224, Federico II istituire a Napoli la prima università laica statale, alla quale possono avere accesso tutti, e questa cosa ha naturalmente un rilievo politico e sociale enorme, oltre che culturale e per lo sviluppo della scienza. Ma non solo Napoli e l'università, anche la scuola medica salernitana, che esisteva da prima e che era anche aperta alle donne e non solo ai ricchi, cioè se vogliamo parlare di istituzioni laiche, insomma c'è molto su cui riflettere. Una scuola medica aperta alle donne, nella scuola medica salernitana c'era la famosa Trotula, e appunto, e non solo ai ricchi. Ma quello che fa Federico II intervenendo su un'istituzione culturale di questo tipo, perché lui dice può essere considerata il prototipo dell'università, perché esiste in realtà da lontano nel secolo, e quindi la prima delle prime università che nascono nel 1000, Bologna e Parigi. E quello che fa Federico II, e questo è, io lo considero importantissimo, è normare il funzionamento dell'insegnamento medico e codificare il percorso formativo dei futuri medici, stabilendo per esempio che nessuno può praticare la medicina se non si laurea a Salerno. Che vuol dire questo? Vuol dire sottrarre la medicina, non è una cosa di prevaricazione come potrebbe sembrare, è sottrarre la medicina ai ciarlatani e ai maghi, perché la medicina aveva questo tipo di zavorra importante, non solo. Federico II stabilisce che il percorso di formazione del medico dura 9 anni, cioè allucinante, quasi come quello di oggi. La povera mia figlia si appresta a farne 12 e io ne ho pena, ma non glielo dico. 9 anni, i primi 3 soltanto per studiare la grammatica, la retorica, il diritto, poi si entra nella specificità dell'insegnamento medico e ci si forma sull'anatomia e sulla chirurgia e si formalizza l'insegnamento della cattedra di anatomia. Insomma, questo per quanto riguarda il salto qualitativo della medicina come scienza, potete immaginare, ha avuto un impatto enorme. Poi, niente, saltando tutte le cose che pensavo di dirvi, perché tanto adesso magari ne parliamo nella discussione, il capitolo sugli arabi è bellissimo.
E fra l'altro proprio oggi, in un momento come questo, in cui si parla tantissimo di Islam, ma non si parla anche, sì, anche a sproposito, anche senza, non dico dominare l'argomento che magari è utile, però conoscere un pochino sarebbe importante. Pietro ci ricorda, per esempio, le scuole nell'Islam anch'esse erano aperte alle donne, per esempio. E certo prima dell'involuzione che comincia nel XII secolo. E il capitolo sull'Islam è veramente molto bello, sugli arabi, l'idea che fosse una cultura veramente fondata sulla tolleranza e l'integrazione piuttosto che l'assimilazione. Poi lui, insomma, non è ingenuo, questa cosa la voglio leggere, una civiltà, devo trovare la citazione, pagina 119, perché sennò sembra che quanto erano tolleranti, quanto erano bravi, E invece Pietro è attento da questo punto di vista e dice assimilazione di saperi propri di altri popoli. Non si tratta certo di una sorta di non ben definito buonismo. I conquistatori arabi hanno bisogno di culture altre per governare una complessità politica e sociale per loro inedita. E però significa mettere a frutto la convinzione e il riconoscimento dell'importanza della cultura e della penetrazione attraverso la cultura e della diffusione della cultura. Quindi il capitolo sugli arabi è bellissimo, però ecco, volevo soltanto dire due cose che si collegano direttamente a quelli che sono alcuni aspetti del mio lavoro. Allora, la prima cosa, una riflessione di carattere epistemologico sulla scelta, perché questo è un libro, io l'ho apprezzato molto, si vede, immagino, sto facendo una fatica micidiale a non essere troppo entusiasta, perché sennò mi vergogno, e l'esplosione dell'entusiasmo l'ho riservata a una telefonata privata, così almeno cerco di mantenere un approccio se ci riesco. E mi piace di questo libro il fatto che ci sia dell'epistemologia, ci sia la storia del pensiero scientifico, ci sia la sociologia della scienza e la politica della scienza, oltre che la storia, che uno dice questo è un tipo di storia. Questo è molto interessante. Sul piano epistemologico, una cosa che mi ha intrigata è appunto una riflessione sulla scienza come uncommon sense, cioè ciò che va contro il senso comune. Pietro dice questo appunto è nella riflessione epistemologica assodato, ma è bene riportarlo dentro un libro di storia, proprio perché la storia non sia una storia della scienza chiusa tra nomi e teorie, ma che si allarghi anche a un'impostazione di carattere teorico più ampio. E lui dice, ricorda, la scienza ha un approccio analitico e oggettivo, laddove l'inclinazione del pensiero umano è associativa e soggettiva e produce la scienza ingenua. Per esempio io, nell'insegnare la storia della psicologia, sulla scienza, sull'inclinazione associativa e soggettiva, insisto moltissimo in contrapposizione con l'impostazione invece analitica e oggettiva. Per esempio a proposito del dualismo cartesiano, come anche prima a proposito del cambiamento di paradigma tra l'universo polemaico e quello copernicano. Cioè, certo che intuitivamente e soggettivamente è il sole che si muove, però insomma, la scienza poi c'è tutto altro. E per quanto riguarda la psicologia, per esempio, una cosa veramente carina è la prima teoria scientifica sulle emozioni. La propone James alla fine dell'Ottocento e in sostanza viene riassunta in una sorta di slogan che dice io non corro perché ho paura, di fronte a una tigre io non corro perché ho paura perché corro. Era veramente il sovvertimento completo del common sense. E questo naturalmente mi è parso sfizioso. Poi un altro collegamento sempre con le cose che faccio, bello questo, sottolinea il cambiamento di mentalità. Dunque normalmente nella storia della scienza sottolineiamo il fatto che il passaggio da una concezione di tipo medievale,
alla concezione moderna della conoscenza, che è alla base della nascita della scienza moderna, è un passaggio da un'attitudine descrittiva e classificatoria a un'attitudine invece esplicativa, perché la scienza spiega, non descrive e classifica. Questa è una cosa veramente interessante, la si vede per esempio con la nascita dell'anatomia moderna con Vesalio, nel 500. Ma mi è piaciuto vedere per esempio uno dei momenti di incubazione di questa attitudine relativamente empirica e sperimentale non ci avevo mai prestato tanta attenzione, si trova sempre, da quando andiamo al liceo, immagino tutti voi, intanto ci siamo imbattuti in De Arti Venandi Cum Avibus del Federico II, no, io pensavo, ma questo trattato sulla caccia coi falconi non l'avevo mai capito, devo dire, e invece mi ci hai fatto prestare attenzione e l'ho trovato molto interessante e mi piace ricordare quello che tu citi a pagina 344, me lo sono proprio studiato, guarda, con questo però concludo, giuro, a pagina 344. Dunque, il passaggio dall'attitudine descrittiva e classificatoria medievale a quella esplicativa comporta anche naturalmente una trasformazione profonda nei prodotti culturali. In base alla concezione che abbiamo della conoscenza, immaginiamo e produciamo prodotti culturali. Allora, il Medioevo infatti produceva gli erbari e i bestiari che descrivono e classificano, ma classificano tutto, anche l'unicorno. Cioè, uno dice, oh, vengo da terre lontane, ho visto l'unicorno, e nei bestiari c'è l'unicorno. E invece ho trovato questa bella citazione, mi piace proprio, io sono un po' perversa su queste cose. Che cosa diceva Federico? Diceva fides enim certa, allora fides enim certa, non provenit ex audibus. Cioè, non basta che una le cose ce le dica. E scopro che questo che è rimasto per me inesplicabile, sto de arte venandi humanibus, è in realtà una premessa, non voglio dire magari un trattato moderno, ma è la premessa di un trattato di zoologia, diciamo, e anche di etologia, perché riguarda la descrizione del comportamento, che si contrappone ai bestiari. Siamo ancora nel 200, quindi non è nata la scienza moderna, e però i semi sono veramente molto evidenti. Carino che Federico dica la scienza, una vera scienza non viene dal sentito dire, e questo mi è piaciuto molto. E poi vabbè, forse magari smetto e parliamo tutti insieme. Grazie. Allora io volevo a questo punto fare qualche domanda a Pietro, perché mi aggancio su quello che è stato detto finora, prendo il passaggio sulla common sense, perché secondo me qui c'è anche il motivo per cui è stato scritto questo libro, ed è la frase che tu riporti successivamente alla spiegazione della common sense, dell'accidente irripetibile. L'attività scientifica è nata una o due o al più cinque volte nel corso della vicenda umana. La cultura scientifica non è una cultura acquisita per sempre, deve essere riconquistata giorno per giorno. Allora, se ci spieghi questo, e se ci spieghi quali sono stati questi accidenti che hanno permesso l'attività scientifica in Europa? Innanzitutto grazie, Luca Landoro è stato il mio direttore all'università, spero che continuerà a essere il mio direttore. E grazie a Carmelo Rapido e a Fabrizio Ruffo, è stato troppo buono, innanzitutto perché l'avete detto.